detto a Biancolino quando ti sei avvicinato, diciamo, con un fare molto pacato, diciamo così, sarcasticamente parlando. Diciamo che no, meglio non ripetere quello che ho detto in quel Più o meno, momento. diciamo, E traduciamolo in gli ho italiano. detto che lui sapeva che cosa aveva fatto, perché io, nonostante comunque stavamo in partita, c'era la tensione, già mi ero reso conto che l'avesse presa con le mani. E lui mi ha detto che l'aveva presa con il ginocchio, e a me già durante la partita sembrava strano perché ricordavo che l'aveva presa con le mani. Poi rivedendo le immagini ci ho avuto la conferma che Proprio strappata sì, con le che l'ha mani. strappata, ma già me ne ero reso conto appena aveva fatto il gol. Purtroppo l'arbitro era girato, il guardalinee, Sempre colpa credo. dell'arbitro, perché fino a quando il portiere non, Sì. insomma, non rilancia, non dovrebbe mai essere, non dovrebbe mai dare le spalle al calciatore. No, quello sicuramente, l'errore che credo che sia palese, ormai però purtroppo è andata tutta, come abbiamo visto tutta Italia, ha visto quello che ha fatto Biancolino, bisogna voltare pagina e pensare alla partita di domenica. Secondo te l'episodio di Biancolino può diventare un alibi per il gruppo rossonero? Non lo deve essere perché comunque non è facile prendere gol. Per un'ingiustizia del genere. Però avevamo avuto la forza di pareggiare subito e dovevamo cercare di portare a casa la vittoria. Nel secondo tempo abbiamo giocato, secondo me, un ottimo secondo tempo. Poi purtroppo nell'unica disattenzione che abbiamo avuto siamo stati. Ci hanno segnato questo gol e non siamo riusciti a recuperare. E i dispiaceri sono tanti perché questa partita, secondo me, avevamo l'atteggiamento giusto. Poi magari sbagliamo in fase di impostazione, negli ultimi metri. A volte era un po' confusionaria l'azione, che può capitare, però a conti fatti il secondo tempo il Cosenza ha fatto due tiri in porta. Senti, però nell'arco della partita tu hai fatto un paio di interventi non specialmente decisivi. Tra l'altro ti sei anche ripresentato dopo quella partita, diciamo, di buco, come avevi lasciato il campo. Cioè, Sì, a Taranto avevo un problema al polso e niente, il mister ha deciso di tenermi a riposo, anche perché, credetemi, Ivanov è un ottimo portiere. E purtroppo la partita di Taranto ha avuto delle difficoltà, ma che possono capitare a chiunque. Il valore del giocatore non si discute e se io non dovessi giocare qualsiasi partita, lui non mi farebbe rimpiangere, secondo me. A parte la partita, ripeto, di Taranto, che può capitare una partita dove uno non è in forma o che per un motivo o per un altro fa degli errori. ti aspettavi di giocare col Cosenza? Perché c'era stato un po' di ballottaggio, intanto perché non si sapeva se avevi recuperato. E poi, diciamo, anche alla vigilia, poi il mister disse: no, ce li ho tutti a tua disposizione, ho la scelta tecnica, posso valutare. Quindi eravate un po' in corsa, Io diciamo. dentro di me sentivo di poter giocare, perché comunque mi ho fatto un'ottima settimana sul lavoro fisico e tecnico, poi è normale, ogni domenica non è un errore grandissimo sarebbe quello di sentirsi il posto assicurato, perché sennò rischi di non dare il 100% in ogni allenamento e questo è un errore che non si può fare mai, soprattutto in questo periodo. Però dentro di me, come credo dentro ogni giocatore, c'è la speranza e il dovere di credere di dover giocare la domenica. E tu ora come stai adesso? Perché oggi No, non. oggi, ieri, durante la partitella, ho preso una botta sul quadricipite. Oggi, per precauzione, sono rimasto a riposo, però non è niente. Domani ricomincerò ad allenarmi. Parliamo della prossima gara, questa Cavese che, diciamo, è nella zona playout, quasi all'ultimo posto, ma solo perché ha avuto una penalizzazione. Ovviamente voi siete consapevoli del fatto che è una squadra che comunque
All'inizio non è andata bene perché è stata allestita in ritardo, però adesso è una squadra che può essere veramente temibile, insomma. Sì, allora, rispetto un errore che non dobbiamo fare è pensare che sia una partita semplice dovuta al 3-0 dell'andata. Senza i 5 punti di penalizzazione dovrebbe stare a 22, credo. Esatto. Comunque avrebbe quasi gli stessi punti nostri. Quindi una squadra che adesso fisicamente sta bene e dobbiamo mettercela tutta noi per vincere, perché dobbiamo assolutamente portare un ottimo risultato a casa dopo due sconfitte che ci hanno allontanato dai playoff, seppur di 2 punti. Infatti, proprio di questo volevo parlare, il fatto che comunque, nonostante le 2 sconfitte consecutive, il Foggia è ancora a ridosso della zona playoff, vuol dire che il campionato è comunque abbastanza equilibrato, a parte la Nocerina. Il campionato è equilibrato perché credo ci siano 4-5 squadre nell'arco di 2 punti, addirittura 6-7 dai 22-25 punti. E come abbiamo dimostrato noi in maniera negativa, perdendo 2 partite dal 4º posto ci ritroviamo all'8º, al 9º posto. E il campionato è equilibrato e noi dobbiamo cercare di fare bene e con tranquillità, e credo che riusciremo a recuperare la posizione che abbiamo perso questa domenica dopo la sconfitta col Cosenza. Già nel girone di andata la nostra forza fisica, la nostra preparazione si è vista. Quando noi continuavamo a correre, le altre squadre cercavano di riprendere fiato perché non ne avevano. In più ci mettiamo che tecnicamente io credo che la nostra squadra sia molto valida. Dobbiamo limare quelle difficoltà, quegli errori che facciamo dovuti magari alla giovane età, non lo so, che questo discorso non deve essere un alibi fatto dalla giovane età, solo un dato di fatto, perché piano piano rispetto alle prime partite io credo che ci sono dei miglioramenti sul fatto della concentrazione, poi magari riesci a essere, a volte sei più stanco, non sei brillante come le prime partite. Però dobbiamo fare di più rispetto a quello che abbiamo fatto al girone d'andata, che secondo me già non è poco. Ecco, all'inizio del campionato ovviamente ci sono state delle difficoltà dovute proprio dai tempi stretti in cui poi è stata allestita l'intera rosa completamente nuova, quindi dovevate conoscervi, capirvi, insomma imparare a capirvi. Adesso, per ciò che è stato fatto nel corso di questa prima parte del campionato, secondo te questo Foggia che punto è? Cioè, se usassimo una scala da 1 a 10, a che punto, a che livello tu la piazzeresti? Non lo so, non vorrei essere azzardato nel bene o nel male, forse a un 7. Quindi un Foggia da 7 adesso? Sì, credo di sì. La verità è che limiti non ne abbiamo, nel bene o nel male, perché anche quando sbagliamo l'approccio alla gara facciamo delle partite che andiamo in difficoltà, come quando abbiamo l'approccio giusto come contro il Benevento, contro l'Atletico Roma, per citarne 2 a caso, vediamo che riusciamo a mettere in difficoltà la seconda e la terza in classifica del campionato. Le potenzialità sono molto alte. Bisogna saperle sfruttare, bisogna imparare a sfruttarle ogni partita. Se riusciremo in questo, e questo solo seguendo costantemente quello che dice il mister, secondo me potremo far bene. Senti, nelle ultime 4 gare sono arrivate 3 sconfitte. Erano 4 gare abbastanza tese, diciamo, perché erano pure confronti diretti o comunque contro le squadre. Sì. Le avete perse per dettagli, sì, più che per inferiorità? Sì, io questo ci tenevo a dire. Se vai vedendo le partite, è vero, delle 4 squadre che hai incontrato ne hai vinta 1 e ne hai perse 3, però solo, come hai detto te, è solo una questione di dettagli negativi. Col Cosenza abbiamo subito il primo gol, che tutti sappiamo com'è andata, e il secondo tempo hanno fatto 2 tiri in porta. E col Taranto ci sono state una dietro un'altra,
all'ultimo del primo tempo, se Insigne riusciva a segnare o a passarla e facciamo gol, forse parlavamo di un'altra partita. Ci sta nel calcio. Purtroppo ci sono partite che riesce a vincere in maniera rocambolesca, come la partita con l'Andria, che avevamo meritato di vincere, che però stavamo rischiando di perdere a 5 minuti alla fine. Come ci sta che perdi le partite come questa domenica, che il secondo tempo, ripeto, come ho già detto, prendi attacchi per tutti i 45 minuti finali, e però purtroppo torni a 0 punti. Zeman martedì scorso ha detto il concetto che vorrei rimarcare è proprio quello che, insomma, io ho una piena fiducia in questi ragazzi, qualora dovessero esserci le condizioni per andare sul mercato a gennaio, io non mi tirerò indietro, però vorrei dare fiducia veramente a questo gruppo, quindi questo mi serve anche un po' come carica in vista dell'impegno prossimo di domenica. E poi Zeman si è soffermato anche sulla questione della tifoseria, che ha un po' contestato la società. Dal vostro punto di vista, quanto può contare un clima del genere? Allora, io posso dire che avere questi tifosi così caldi e così tanti in partita ci dà una grossa mano. Il fatto che comunque contestano la società, io non voglio entrare in merito delle considerazioni dei tifosi o dei problemi che possono avere con la società. Certo, farebbe piacere entrare in campo e sentire i propri tifosi ti fare semplicemente per la tua squadra e darti una mano a superare difficoltà che posso intraprendere una partita. E credetemi, è veramente importante, perché io quando sto dietro davanti a loro in porta sento che mi sento più forte, ti do una grossa mano. Poi loro hanno deciso di contestare il presidente, io posso semplicemente dire che da quello che ho conosciuto il presidente fa tanti sacrifici per portare avanti il suo progetto e bisogna dargli credito ed essere contenti di quello che ha fatto in passato, che sta facendo adesso e quello che farà, perché secondo me il suo progetto è molto valido. Voi credete ancora nell'obiettivo di Pio? Certo che ci crediamo. Noi dobbiamo vivere la partita, ogni partita, e dobbiamo cercare di vincerla. Poi vediamo, strada facendo, se riusciamo a stare lì vicino nei playoff, le potenzialità ci sono. E noi dobbiamo credere in questo obiettivo. E cercheremo di mettercela tutta se non andare ai playoff, comunque per cercare di dare soddisfazione ai tifosi, che a fine partita comunque possono uscire dallo stadio affermando che abbiamo dato il 100% delle nostre potenzialità. Poi le partite si possono vincere, pareggiare o perdere.